Colleghi, per favore. Prego. Gentile Presidente, non posso negare che mi piace questa cagnara, ma c'è un dimenticato profilo etico che voglio ricordare. È tempo di grandi padri, di elevati maestri, ed ecco il governo Grillo-Renzi. Eppure quando il figlio fu accusato del delitto Montesi, il padre, il ministro degli esteri Attilio Piccioni, si dimise. Quando il figlio dell'elevato Grillo è stato accusato di stupro, Grillo ha fatto Di Maio ministro degli esteri, cercando la copertura del PD che controlla i giudici, vedi il caso Palamara. Grillo si è agitato come un ossesso per fare un governo amico col nemico Renzi, rinnegando il suo movimento e arroccandosi nel palazzo con assoluta spudoratezza e con il sostegno dei parlamentari terrorizzati che hanno acceso mutui per la casa. I social li stanno massacrando. Nessun preciso principio politico, nessun rispetto per gli elettori, ma su di loro pende come un masigno la riflessione di Paolo Borsellino. La rivoluzione si fa nelle piazze con il popolo, ma il cambiamento si fa dentro la cabina elettorale con la matita in mano. Quella matita più forte di qualsiasi arma, più pericolosa di una lupara e più affilata di un coltello. Questa matita vi distruggerà, vi infizzerà. La mia fiducia nella vostra inconsapevolezza e sceleratagine non è finita. Vedremo di peggio.